Buonasera a tutti e benvenuti al Museo Archeologico di Dorgali. Welcome everybody, good afternoon and welcome to the Archaeological Museum of Dorgali. In questo momento vi faccio vedere un po' l'esposizione degli oggetti, degli artefatti che abbiamo all'interno del museo, che sono stati ritrovati nei vari siti archeologici e naturalistici del territorio di Dorgali. Let's go and see all the artifacts that have been found inside the archaeological sites of the territory of Dorgali. Nella prima parte dell'esposizione troviamo una serie di reperti ritrovati all'interno di dolmen, grotte e domus de Janus. Per quanto riguarda le domus de Janus, stiamo parlando del primo tipo di tomba, di luogo di sepoltura utilizzato in Sardegna durante il Neolitico. Sono il tipo di struttura che vediamo qua in queste foto. Sono delle tombe ipogee che generalmente venivano scavate all'interno della roccia basaltica. Tombe collettive e tipo di sepoltura secondaria, cioè significa che si aspettava la decomposizione dei corpi, dopodiché venivano raccolte le ossa, frammentate, messe in delle ciotole e inserite successivamente all'interno delle tombe con i corredi funerari. We are now talking about the artifacts that have been found inside dolmens, caves and domus de Janus. The Domus de Janus is the type of building that you can see now in these pictures. It was the first type of tomb, a burial place, used in Sardinia during the Neolithic period. They were usually excavated inside the basaltic stone, they were collective tombs, and the type of sepulture was a secondary sepulture. So it means that they waited the decomposition of the body, then they collected the bones, they fragmented them, and put inside a bowl and again inside the tombs. Successivamente ai reperti di epoca neolitica, abbiamo tutti i reperti della civiltà nuragica, una civiltà che si sviluppa in Sardegna a partire dal Bronzo Medio, dal 1500 a.C. fino alla prima età del ferro. Qua, nella prima parte dell'esposizione nuragica, abbiamo i reperti del villaggio nuragico di Serra Ordios. È un villaggio molto ben conservato, che si può dire congelato all'interno dell'età del bronzo, perché dopo la civiltà nuragica il villaggio è stato abbandonato, quindi nessun'altra civiltà si è più stanziata in questo territorio e ad oggi conserva ancora una planimetria perfetta, intatta, incontaminata del tipico insediamento nuragico, un insediamento che è stato definito come proto-urbano. Dal sito di Serra Ordios provengono numerosi reperti che ci fanno ipotizzare il tipo di vita e di organizzazione sociale. Abbiamo l'idea di una società organizzata in maniera anche abbastanza complessa, non erano semplici agricoltori e allevatori, ma abbiamo tutta una serie di strumenti che attestano la lavorazione del bronzo, la lavorazione del cuoio, delle pelli, la lavorazione dei tessuti, lavorazione e decorazione del pane. Now we have the archaeological findings of Serra Ordios. Serra Ordios is a nuragic village. It's one of the best preserved of Sardinia because after the nuragic civilization, the village was abandoned. So today we have a clear and contaminated planimetry of a typical nuragic settlement. From the site of Serra Ordios, we have several items that let us hypothesize the type of life and social organization of this population. We have an idea of a very complex society because we have not only pottery from everyday life, but we also have all the instruments, the tools that they use to work with the bronze, leather, tissues, making and decorating the bread. So a very well-organized and structured society. Dopo i reperti di Serra Ordios abbiamo i reperti della tomba dei giganti di Senetomes. Anche la tomba dei giganti è un monumento nuragico, di solito composto da una parte frontale a semicerchio chiamata esedra, che veniva utilizzata a scopo rituale per svolgere i vari riti. Dietro la stele centrale segue un corridoio funerario di tipo dolmenico che sarebbe la vera e propria tomba, attualmente visibile all'esterno un tempo completamente tumulata, coperta da terra, vegetazione e altre rocce. In questo sito sono stati ritrovati reperti sia di epoca nuragica ovviamente, ma anche di epoca romana e alto medievale. Senetomes is a giant stone. The giant stone is a type of nuragic monument. It's the burial place of the nuragic civilization. It's always composed of a frontal area called the zedra that was used as a sacred place, as a ritual place. Then behind that big stone in the middle, we have the funeral corridor in dolmenic style that it's the proper tomb. Inside Senetomes site, there have been found objects of the nuragic period, but also of Roman and medieval times. Okay, now let's go to the second room. Andiamo nella seconda sala.
Abbiamo ancora una prima parte di reperti di epoca nuragica ritrovati in vari siti del Dorgalese, tra cui anche il sito di Nuraghe Arvu, che si trova nei pressi di Calagonone. Successivamente ai reperti nuragici poi troviamo esposti i reperti della grotta di Spinigoli. La grotta di Spinigoli è una grotta che ha uno sviluppo verticale. Al suo interno abbiamo un primo pozzo profondo circa 40 metri che contiene la colonna stalagmitica più alta d'Europa, una colonna di circa 38 metri. Un secondo pozzo poi chiamato Abisso delle Vergini, che è profondo circa 60 metri, di competenza esclusivamente speleologica, e nella grotta di Spinigoli sono stati ritrovati gioielli in pasta mitre d'età fenicio-punica e romana. Oltre ai gioielli sono stati ritrovati anche dei resti ossei. Here we have the archaeological findings of Ispinigoli Cave. Ispinigoli is a vertical cave that is divided into two parts. A first wall that is open to the public, it's 40 meters deep, and it contains the highest column of stalagmite of Europe. It's a column of 38 meters. And a second wall that it's called, it's also known as the Virgin's Abyss, that it's 60 meters deep and it's only for speleologists. Inside the cave of Ispinigoli, there have been found jewels of the Phoenician, Punic, and Roman period that were thrown in the cave as a present to worship the water, because at the bottom of the cave Ispinigoli, there is the river San Giovanni that creates a karst system of more than 16 kilometers. It connects together three different caves. Adesso qua iniziano i reperti di epoca romana. In particolare abbiamo i reperti provenienti da Tiscali e reperti di Nuraghe Mannu. Sono due siti archeologici che sono stati costruiti, si pensa, e utilizzati inizialmente in un periodo nuragico e poi sono stati successivamente convertiti in stanziamenti romani quando i romani sono arrivati qua in Sardegna. Per quanto riguarda il villaggio di Tiscali, abbiamo un villaggio all'interno di una dolina. Una dolina sarebbe una grotta, il cui tetto poi successivamente è crollato e franato, e appunto su queste rovine poi è stato creato successivamente lo stanziamento. Now here we have the Roman Age findings, in particular we have the artifacts of Tiscali and Nuraghe Mannu. Two archaeological sites that were at first built and used by Nuragics and then they've been reused, converted into Roman settlements when the Romans came here to conquer the island of Sardinia. In particular, Tiscali village, it's a settlement that has been built inside a mountain, because before there used to be a cave. The top, the roof of this cave fell down, and in the ruins of the top of the cave that have been built then the settlement. Qua invece abbiamo i reperti del villaggio di Nuraghe Mannu, dell'area archeologica di Nuraghe Mannu. Per quanto riguarda questo sito, si trova la sua ubicazione al centro esatto della costa del Golfo di Rosei. Inizialmente è stato utilizzato in epoca nuragica come torre di avvistamento per eventuali incursioni dal mare e poi successivamente è stato trasformato in nuraghe come centro di stoccaggio merci, quindi per raccogliere tutte le merci che arrivavano dal Mediterraneo e poi probabilmente o aspettavano di tornare verso l'impero oppure venivano di nuovo commerciate verso il Mediterraneo. Here we have the Nuraghe Mannu findings. Nuraghe Mannu was again a Nuragic Roman settlement. We know the Nuraghe, the tower, was at the beginning used as a tower to see where the enemies were coming from the sea. And then in a second moment, when the Romans came here, it was converted into a stockage center, into a commercial center. Da questa parte abbiamo ancora reperti di epoca romana, trovati ancora una volta a Nuraghe Mannu o nei vari altri siti di epoca romana del territorio di Dorgali. Da questa parte ancora reperti di epoca romana, come potete vedere abbiamo dei pezzi di mosaico, abbiamo dei frammenti di vetro,
delle fibule in bronzo, degli anelli, delle fibbie di cintura, un dito in bronzo, sempre di epoca romana, ritrovato nel territorio dorgalese. Proseguiamo ancora con il diploma militare. Il diploma militare è uno dei reperti più importanti del Museo archeologico. Il diploma militare è stato consegnato nel 96 d.C. dall'imperatore Nerva al soldato Tunila. È il soldato Tunila, appunto, che dopo 25 anni di servizio all'interno dell'esercito romano è stato beneficiato di questo diploma che sanciva la cittadinanza romana e a cui veniva concesso anche il diritto al connubium, cioè il diritto al matrimonio legittimo e al riconoscimento di tutta la sua stirpe. Soldato di origine del Cedrino, della zona del Cedrino. This is a military diploma that has been given to the warrior Tunila, a Roman soldier that used to work in the Roman army for 25 years. After 25 years of service into the Roman army, the emperor Nerva gave him this diploma to give him the Roman inhabitation and also the right of connubium. So to marry legally someone. Qua invece abbiamo un disco in bronzo, sempre di epoca romana, che è stato ritrovato nella zona di Ghirveri. La zona del Monte Ghirveri si trova, diciamo, a cavallo tra Calagonone e la zona di Littu. In questo disco in bronzo abbiamo un'incisione a Ignatuleius Anastasius, un prefetto dei vigili romano che probabilmente appunto aveva una caserma e che regolava le varie entrate, i vari spostamenti delle merci nel territorio, una sorta di dogana. Da questa parte poi abbiamo tutte le anfore ritrovate nel Golfo di Orosei, che attestano una vivacità nel golfo a livello commerciale. Abbiamo anfore provenienti dalla costa africana, anfore provenienti dalla costa iberica, dalla costa gallica e dal Mediterraneo orientale. E da questa parte ancora un lingotto in piombo ritrovato nella spiaggia a largo di Cala Cartoe e un'ancora. Here we have a series of amphoras that have been found in the coast of the Gulf of Orosei. With these amphoras, we can hypothesize the type of trade developed in the Gulf because we mainly have amphoras from Africa, from Spain, from France, and from the eastern Mediterranean regions. Da questa parte poi abbiamo tutta una serie di brocche e anfore ritrovate all'interno delle grotte del Supramonte. Supramonte, una catena montuosa di roccia calcarea, ricchissima di grotte naturali, al cui interno sono state ritrovate queste brocche che di solito venivano portate dalla popolazione che viveva in montagna per raccogliere l'acqua. Venivano lasciate sotto una stalattite e con il gocciolamento in questo modo raccoglievano l'acqua, unica fonte di acqua dolce, di acqua potabile. Infatti è possibile vedere tutto il processo di calcificazione sia all'interno che all'esterno delle brocche. Here we have all the jars that have been found inside the caves of the Supramonte Mountain. The Supramonte is a mountain of limestone, of calcium carbonate, and we have to imagine that the populations that used to live in the mountain brought these jars inside the cave, they left them under a stalactite, and with the percolation, with the process of drop after drop, they collected the fresh water, the drinking water. It was the only source of potable water in the mountain. Nell'ultima parte dell'esposizione abbiamo oggetti del XX secolo, abbiamo appunto, come vedete, delle ancora brocche, tegole, mattoni in terracotta, che appunto le brocche sono state utilizzate dalla generazione delle nostre nonne quando è stato creato l'acquedotto a Dorgali. Vi aspettiamo a far visita al Museo archeologico di Dorgali, ma non soltanto a Dorgali,
Potete venire anche a Calagonone, è una zona ricchissima non solo di mare, ma anche, come vedete, di attestazioni archeologiche. È una zona ricchissima non soltanto dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista storico. Mi raccomando, thank you very much, see you later, bye bye!